Il 31 ottobre la provincia va a rinnovo. Abbiamo chiesto più volte al sindaco Servali la sua candidatura, l'ha seccamente smentita, Mario Torquato non ci pensa minimamente, però nonostante tutto dice la sua. Qual è? No, ma se Servali non la smentisce io lo sostengo. Quindi se Servali si candida ritengo che sia un ottimo candidato, un'ottima persona. Perché? Perché è un'ottima persona, se uno è un'ottima persona lo è, se è una persona valida, equilibrata, di qualità, di un comune importante, un comune cerniera tra l'Agrono Cirino e il resto del territorio, perché non sostenerlo? Lo dice per evitare altre candidature? Ah, ma voi volete sapere troppo fatto? No, no, non è questo il motivo, a prescindere. Soltanto. Mi è simpatico. Sindaco Vincenzo Servalli, sì. Mario Torquato spalleggia la sua candidatura alla provincia di Salerno, lei ha più volte detto non ci penso minimamente, però adesso avendo dalla sua anche Mario Torquato e forse anche Giovanni Maria Cofano, chi lo sa? Sindaco Torquato è una persona affettuosa e ha proposto questa candidatura più per la stima verso la persona che non per una... sono gratificato di questo, che non per una valutazione politica generale. Il compito di scegliere il candidato presidente spetta ovviamente al segretario provinciale del Partito Democratico, agli organismi dirigenti. Io ovviamente, essendo uno di vecchia scuola, non mi sono mai candidato a niente nella mia vita. Nella vecchia politica si veniva chiamati a svolgere una funzione o un compito. È stato così per tutti quei piccoli e piccolissimi ruoli che ho svolto nella mia vita. Io sono stato addirittura segretario cittadino della sezione dei Democratici di Sinistra e neanche allora mi proposi. Mi chiesero di candidarmi al Consiglio Comunale, mi hanno chiesto di fare l'assessore, mi hanno chiesto di fare il sindaco, non mi sono mai proposto perché sarebbe troppo arrogante da parte mia, è contrario al mio carattere. Beh, però appunto come diceva lei l'hanno portata ad essere sindaco di questa città e magari domani presidente di questa provincia. Si scherza ma non tanto, anche perché la politica è così. La politica si viene chiamati a svolgere una funzione. Sì.